Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo Paranormal Vlog. È venuto ancora una volta il momento di parlare di un argomento davvero misterioso. E l'argomento di oggi lo avevo già trattato, anche se molto velocemente, in un video precedente che vi linkerò da qualche parte o qui o nell'info box. Parliamo infatti di una bambola che ha colpito molto la vostra immaginazione e infatti diversi tra voi mi hanno chiesto di parlarne in maniera più approfondita. E dunque eccomi qui a raccontarvi la storia della bambola posseduta, stregata, più famosa al mondo, Annabelle, che è stata anche la protagonista di un film di Hollywood. La nostra storia comincia nel 1970 e la protagonista di questa storia si chiama Donna. In occasione del compleanno di Donna, sua madre decide di farle un regalo speciale. Le regala infatti una grande bambola che ha comprato in un negozio comune. Si tratta di una bambola famosa, di una bambola che hanno tante altre persone. Niente di particolare, niente di speciale, però è una bambola molto carina. Donna è felicissima di questo regalo, gradisce tanto la bambola e decide di tenerla come decorazione sul suo letto. Le stranezze a questo punto cominciano subito. Infatti Donna si ricorda di aver lasciato la bambola in una certa posizione, però poi quando torna a casa la trova invariabilmente in una posizione diversa. All'inizio si tratta di piccoli cambiamenti, magari di un braccio messo in una posa diversa, di una gamba messa in una posa diversa, però poi le cose cominciano a peggiorare, perché la bambola magari viene lasciata da una parte del letto e viene ritrovata all'angolo opposto, oppure in un'altra parte della stanza. Più passa il tempo, più sembra che la bambola cominci a comportarsi in maniera veramente bizzarra. Infatti si arriva al punto in cui Donna e la sua coinquilina tornano a casa, con la certezza di aver lasciato la bambola in camera da letto e la trovano in una stanza completamente differente. A volte la trovano per esempio sul divano con le braccia e con le gambe incrociate. In altre occasioni la trovano addirittura in piedi. Tornano a casa pensando di aver lasciato la bambola come al solito sul letto, entrano nel salotto e si rendono conto che la bambola è in piedi accanto ad una sedia. Ora è già difficile immaginare che una bambola di pezza, senza una struttura interna solida, riesca a rimanere in piedi. Ma che una bambola di pezza riesca a rimanere in piedi e cambi completamente stanza, questo è ancora più strano. Un'altra cosa abbastanza strana è che fino a questo punto Donna e la sua coinquilina non prendono nessuna contromisura, non si preoccupano troppo. Inizialmente credono che probabilmente si tratti di uno scherzo di qualcuno, di qualche amico, però poi si rendono conto che effettivamente non c'è nessuno che entra in casa. Ma comunque, nonostante il fatto che la bambola si muova e vada in giro, non fanno niente di particolare. Però più passava il tempo, più le manifestazioni bizzarre di questa bambola cominciavano a peggiorare. E ad un certo punto cominciarono a succedere delle cose che era difficile ignorare. Infatti si cominciarono a trovare in casa dei bigliettini scritti con la scrittura di quello che sembrava un ragazzino, un bambino, una scrittura molto infantile, che riportavano delle scritte come "aiutami" oppure "aiuta Lu". Perché sì, la bambola Annabelle aveva cominciato anche a scrivere dei messaggi. Ed uno degli aspetti più bizzarri di questa storia è che questi messaggi venivano spesso trovati su della pergamena, però in casa non c'era pergamena, e quindi era anche difficile capire da dove venisse fuori questo tipo di carta. Ancora una volta, nonostante i messaggi, Donna e la sua coinquilina non fanno niente, perché in fin dei conti probabilmente riescono a convivere con l'idea che ci sia un fantasma o qualcosa del genere, perché non ne sono veramente disturbate. Però arriva il momento in cui, tornando a casa, Donna si rende conto che la bambola è insanguinata. La trova infatti macchiata di sangue in diverse parti, con delle goccioline che le colano dalle mani, con delle chiazze di sangue tutto intorno. E a quel punto ovviamente la cosa non può più essere ignorata, perché queste manifestazioni stanno chiaramente ingigantendosi e stanno prendendo una piega molto poco piacevole. Allora che cosa fa Donna? Decide di chiamare una medium per fare una seduta spiritica per cercare di capire se effettivamente c'è un fantasma in casa e per cercare di capire che cosa voglia da lei, che cosa voglia dalla sua coinquilina, che cosa voglia da questa bambola. Arriva la medium,
fa una seduta spiritica e se ne esce fuori con una storia. Dice di aver comunicato con lo spirito che risiederebbe nella bambola e secondo lei dice che questo spirito sarebbe lo spirito di una bambina che era stata uccisa proprio in quella zona ancora prima che venissero costruiti gli appartamenti dove le ragazze vivevano. Questa bambina, a detta della medium, si chiamava Annabelle. E sempre a detta della medium, la bambina, il fantasma, questa Annabelle aveva soltanto un desiderio, quello di poter essere amata e di poter restare accanto a Donna. Così Donna, dopo aver ascoltato questa storia, si intenerisce fino al punto da dare il permesso allo spirito di restare con lei e di restare nella bambola. Ma le stranezze comunque non finiscono ancora qui. Infatti, a questo punto succede qualcosa di nuovo. C'è un amico di Donna che a volte va a trovarla a casa. Questo amico si chiama Lou. E questo amico ha la chiara impressione di non essere molto simpatico alla bambola Annabelle. Infatti spesso e volentieri si sente molto a disagio, sente proprio una sensazione di disagio quando si trova intorno alla bambola, fino al punto di cominciare ad averne paura. Ed in una certa occasione Lou spergiura di essere stato addirittura aggredito dalla bambola. Dice che a un certo punto si era reso conto che qualcosa stava risalendo lungo la sua gamba. Aveva guardato giù e aveva visto Annabelle che saliva su di lui, fino ad arrivare sul suo petto, a mettergli le braccia intorno al collo e a tentare di soffocarlo. Ebbene sì, a detta di questa persona, a detta di questo amico di Donna, la bambola Annabelle aveva tentato di ucciderlo. Ed è a questo punto che finalmente, direte voi, Donna decide che bisogna fare qualcosa in più, che bisogna chiedere l'aiuto di qualcuno che sappia davvero come muoversi. Viene così chiamato un sacerdote che consiglia a Donna di rivolgersi a due esperti di paranormale, i famosi coniugi Warren. Quando ai coniugi Warren viene raccontata la storia di questa bambola, quando gli viene raccontato tutto quello che era successo, loro arrivano immediatamente ad una conclusione. Arrivano alla conclusione che chiaramente la bambola non era semplicemente posseduta da un fantasma qualunque, ma che doveva esserci un demone dietro tutto quello che stava succedendo. Con questa convinzione viene chiamato un esorcista esperto, la casa viene fatta esorcizzare, viene fatta benedire, e Donna chiede ai coniugi Warren di prendere loro la bambola e di portarla via. Ed è questo che i Warren fanno. Ma mentre stanno portando via la bambola, succede ancora una volta qualcosa di spiegabile. Infatti sembrano quasi essere sul punto di perdere il controllo della macchina che stanno guidando per portare la bambola a casa loro. Inspiegabilmente la macchina sembra diventata ingovernabile. E proprio poco prima di fare una brutta fine, riescono però i nostri coniugi a prendere una boccetta di acqua santa che avevano con loro e a gettarla sulla bambola. A questo punto la macchina ritorna completamente normale, loro ne riprendono il controllo e riescono ad arrivare sani e salvi a casa. Ma le stranezze ancora non finiscono, perché nonostante gli esorcismi, nonostante l'acqua santa, nonostante tutto il resto, la bambola continua a dare chiari segni di essere posseduta da una presenza malefica. Molto spesso i Warren lasciano la bambola in una certa posizione ed anche loro cominciano a trovarla in un posto completamente diverso della casa. Spesso e volentieri nello studio del signor Warren, come se la bambola lo stesse aspettando minacciosa. A volte la vedono addirittura levitare nell'aria e continuano a sentire una presenza malevola, una presenza minacciosa che mette a rischio la loro vita e la vita della loro famiglia e quindi decidono che devono prendere delle misure particolari perché questa bambola è probabilmente l'oggetto più posseduto, l'oggetto più negativo che siano mai riusciti a trovare. I coniugi Warren sono degli esperti del paranormale ed hanno un museo dedicato proprio al paranormale e a degli oggetti stregati, a degli oggetti posseduti. Quindi decidono di portare anche Annabelle in quel loro museo. Fanno costruire una teca apposita e la lasciano all'interno di questa teca circondata da oggetti benedetti, rinchiusa, in modo che non possa più nuocere. Da quel momento Annabelle sembra quasi andare in letargo, perché non agisce in maniera più diretta, sembra non essere più aggressiva come prima, a meno che non venga provocata. Infatti sono parecchie le persone che testimoniano di aver subito degli incidenti proprio perché avevano deriso
Annabelle perché non avevano creduto che quella bambola potesse far loro del male. Una delle storie più incredibili a questo proposito riguarda dei visitatori del museo dei Warren. Un uomo e una donna, una coppia di motociclisti, che arrivano nel museo, lo visitano, si trovano davanti alla teca di Annabelle e si mettono a ridere perché non credono che una bambola così apparentemente innocente possa essere davvero un oggetto maligno. Il motociclista comincia a battere sulla teca e comincia a prendersi gioco di quella bambola, dicendo che se era veramente posseduta glielo doveva provare, doveva fargli succedere qualcosa. A questo punto il signor Warren, che stava assistendo alla scena, dice al ragazzo di andarsene, perché era meglio metterlo fuori a quel punto, sapendo e prevedendo che probabilmente Annabelle se la sarebbe legata al dito. I due motociclisti se ne vanno ridendo, prendono la loro motocicletta e vanno via verso casa. Mentre sono in viaggio, cominciano a parlare ancora una volta della bambola, a ridere, a scherzare, a dire che secondo loro non c'era niente di sinistro dietro di lei. E a questo punto la disgrazia colpisce ancora una volta. Perché inspiegabilmente, anche in questo caso, il motociclista perde il controllo del mezzo e viene coinvolto in un incidente terribile. L'uomo muore sul colpo, la donna rimane in ospedale per un intero anno. Più avanti sarà proprio lei a ricordare che la moto aveva perso controllo in maniera completamente inspiegabile proprio mentre si prendevano gioco di Annabelle. Insomma, se mai vi doveste trovare al museo dei Warren, che si trova in Connecticut, non prendetevi gioco della bambola Annabelle, non rischiate. Ed ora, streghetti e streghette, tocca a voi, fatemi sapere se conoscevate questa storia, che cosa avreste fatto se la bambola Annabelle fosse stata regalata proprio a voi. Io mi fermo qui. Come al solito vi ricordo di condividere questo video anche sui vostri social network se vi è piaciuto. Lasciatemi un commento, ve l'ho già detto. Mettete un mi piace e iscrivetevi se non siete iscritti per non perdere i prossimi video. Io vi aspetto come al solito anche su Facebook, su Instagram, sul mio blog. I link sono tutti qui sotto nell'info box. Vi do un bacio e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!